Ok. Inizia un altro livello di... Il primo livello di... Di Assassin's Creed Brotherhood. Problem, si inizia dal terzo capitolo. Avete qualche problema? Segrete. Non io almeno. Ma eccomi qua. Da un lato ci sono i Templari, meglio noti al giorno d'oggi come Abstergo e Ignatius. Vogliono controllare ogni cosa. Politica, economia, tecnologia. Posso fare nomi di alcuni suoi partecipanti dell'Asbergo? Letteralmente. Non posso perché sennò mi chiudono il canale. La difesa del libero arbitrio dell'umanità. Io sono nato nella confraternita. Alcune settimane fa i Templari mi hanno trovato e fatto prigioniero. Mi hanno legato a una macchina e costretto a lavorare per loro. La chiamano Animus. È lì Assassin's Creed 1. a rivivere i ricordi dei miei antenati, a scoprire vite intere racchiuse nel profondo del mio DNA. Per scoprire tutto ciò, guardate la gameplay della eSports Production. Frutto dell'Eden. Un antico manufatto in grado di piegare chiunque a loro volere. Pensavano di aver ottenuto quello che stavano cercando. Così hanno deciso che ero diventato inutile. Ma Lucy mi ha salvato. Questo è Assassin's Creed 2, anche qui per scoprire quello che è successo, guardate la gameplay della eSports Production. Come parli? Come parli? Ora sto rivivendo i ricordi di Ezio Auditore da Firenze, un mio antenato del Rinascimento. Parlo come parlo normalmente. Sto diventando un assassino non soltanto di nome. Mi tornerà comodo, visto che i Templari vogliono ridurci tutti in schiavi. Ci hanno trovato. Hanno fatto irruzione nel nostro rifugio, ora siamo in cerca di un posto sicuro. Solo che non c'è e il tempo stringe. Mi chiamo Desmond Miles e questa E questa è la mia storia. Sì, ma se fai subito. Ah, ecco. Un casino unico. Ci voglio giocare. Come hai fatto a trovarmi? Mario Auditore mi ha condotto fin qui. Muori, 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 muori! Ok, ma... Rebecca, che succede? Devo fare qualche verifica, torno subito. Io che cacchio ne so? Ti prego, aspetta. Ho così tante domande. Ok, finalmente possiamo impersonare al Ezio. Sì, stavo per chiamarlo Altair. Fantastico. Ok, ah giusto, vi devo riassumere quello che è successo. Allora, Ezio è andato a uccidere il Papa, soltanto che poi non l'ha ucciso ed ha ascoltato un messaggio.
Vabbè, lo so che è un po' vaga questa risposta. Questo bastone sarebbe 1000 volte più potente del frutto dell'Eden. E varie cose sono successe, non posso raccontarvele. Ma se state seguendo questo gioco, vuol dire che avete visto Assassin's Creed 2. Se non l'avete visto, se lo state ancora facendo, siete degli idioti, perché siete spoilerati da solo alla fine. Sì. Io sono ripiano da di fronte alla gente. Sì, ma che cacchio, si sono rovinati il finale. Meglio nelle mani della terra, nelle mani dell'uomo. Sì, umano. Comunque sono degli idioti quelli che mi insultano, Sì, allora tu non insulti nessuno. Dobbiamo uscire. Esatto. Bravo. Ah, comunque chi insulta li posso semplicemente cancellare il commento, vi voglio ricordare questo fatto. Quindi se insultate in questo video, vi cancello il... Non dire sì, non rompere... Comunque stavo dicendo, se insultate in questo canale vi cancello i commenti. Ecco tutto, come in tutti gli altri. E basta! Cioè, già mi fai sclerare all'inizio di questo gioco. Non credereste mai a ciò che ho visto, zio. Resta vivo, così potrai raccontarmelo. Prevedo resistenza. E io prevedo che il Borgia lamenterà la perdita di molte vite stanotte. Ok. Cosa fate qui? Assassini! Dio vi punirà per i vostri crimini! Voi avete profanato la santità di questo sacro luogo! Voi condannate ciò che non comprendete! Dobbiamo andare, Ezio, presto! Ma come vi permettete? Questo è la voce del demonio! State attento! Allontanatevi da noi! Mi diverto troppo a urtarvi! Rodrigo è riuscito a ferirti. Ma anche no. La corazza ha fermato il suo attacco. Sta pronto a batterti. Che intendete fare? Non male per me. Con calma, e la chiave è ancora aperta. Buona questa. Magnifico. E vai. Notevole. Tu osi colpire me? Vabbè, l'italiano se ne può benissimamente andare. No, scherzo. Vi rubo così perché sono sadico. No, vabbè, lasciamo stare. Pugnale. Perfetto.
Voglio posare le mosse. Cosa ti porta a Roma, bastardo? Ok. Facciamo casino. Uccidiamo un po' di civili così a caso. Che armi posso usare? Ah, ecco dov'è. Ah. Aia, che dolore. Decisione spetta soltanto a te, basta che ti sbrighi. Dalla a me, potrei farci ciò che vuoi se... Sta bene. Salta! Ubisoft presenta... Club Brotherhood. Sì, però finisce un altro livello, il primo livello di Assassin's Creed Brotherhood. Almeno